Torna all'antico splendore dopo una minuziosa opera di restauro l'affresco della Madonna nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Napoli. L'affresco, che è collocato sull'altare maggiore, raffigura la Vergine con bambino su una nuvola, è retto da due angeli genuflessi. Originariamente nato nella seconda metà del XV secolo, come edicola votiva, fu spostato nella chiesa solo all'inizio del secolo successivo. L'intervento di restauro è stato reso necessario per le condizioni in cui versava, lo spiega la presidente della Fondazione Banco di Napoli, Rossella Paliotto, intervenuta alla presentazione insieme con Laura Giusti, funzionaria della Sovrintendenza di Napoli, Gaetano Corradino, direttore tecnico della ditta Ambra Restauri. È un valore molto importante perché durante il restauro della tela seicentesca sotto è venuta fuori la vera Madonnina di Costantinopoli, che risale al 400, che è la data di fondazione di questa chiesa, ed è la Madonnina che è stata sempre invocata, è stata meta di pellegrinaggi poi nel corso dei secoli, perché è la Madonnina che protegge e ha protetto la città dalla peste. Il restauro è stato finalizzato non esclusivamente al recupero dell'opera d'arte, ma è fonte di un'azione formativa che già è in corso per i giovani della parrocchia, affinché poi, quando arrivano i turisti, possano essere loro stessi promotori delle bellezze che sono raccolte in questa bellissima chiesa. E quindi, voglio dire, è un'azione di promozione sociale attraverso la cultura e l'arte. L'arcivescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia, ha preso parte all'iniziativa. Per me restaurare equivale a ridare vita, ha detto, significa riscoprire la bellezza nascosta che esiste da tempo ma che è offuscata dal tempo, forse anche dall'incuria, finché qualcuno con passione e delicatezza non vi si avvicina per riscoprire l'ignoto che vi è nascosto. Ed è questo che Dio fa con ognuno di noi ed è il senso della resurrezione.